riuscite a far muovere culo anche a un vecchio culo dei 43 anni. Va in centro estetico, fatte una lampada, sei bianco come morto, Cristo santo, dai, sta bella pischella, oh, beati voi che conoscete una bellezza del genere. Less spistament, ok? Please, thank you. Ciao a tutti ragazzi, siamo di nuovo qui su The Sauce e oggi parleremo delle nuove leve. La nostra redazione ci segnala le nuove leve più importanti che si stanno facendo strada in questo momento in Italia. Dai, mo se li sparamo. Allora ragazzi, adesso ci stiamo per sparare il nuovo singolo di Artify5 che si chiama Alv, se non sbaglio la pronuncia. Lui è un artista di Milano Bicocca e vediamo che cosa ci propone. A meno 20, il mio amico ha fatto un danno e mo lo cercano i cinesi, ci cercano le punte, le pattuglie dei borghesi, mentre... Allora, bella attitudine, figo il video, ci stai come personaggio. Mi piacciono le rime che ti sei sparato fino alla fine del verso. E adesso mo se spariamo il ritornello. E se non twerka non può essere la mia tipa, facciamo una rapina, ti faccio sentire... Allora, secondo me è un bel pezzo che trasporta, è uno street banger e secondo me anche il video è stato realizzato con pochi soldi, però la fotografia e l'immagine che ne esce fuori fa il suo degno lavoro, quindi secondo me è un buon lavoro, senza dubbio, bravo. Artify5, questo lo teniamo d'occhio. Allora, il prossimo artista che ci stiamo per sparare è Tony Boy che viene dalla ridente Padova. Allora, prima che iniziamo, io ho cercato Tony Boy e sul profilo suo di YouTube è comparsa sta foto qua, ok? Allora, cioè lo vedete qua? Solamente il pezzo dell'occhi fino ai capelli è uguale a Traffic, è uguale, identico. Secondo me è il fratello che Traffic non sapeva d'avere. Sono stati divisi alla nascita. A Tony Boy hanno messo a Padova e al Polo Traffic hanno lasciato a Roma. Però oh, guardateli, oh, sono identici. Solamente il pezzo dell'occhio così sono uguali. Eccolo. Dai, mo, non stiamo troppo a ride. Sparamo se sto Tony Boy hot. Vai. Oggi voglio superare il limite. Stavo senza un euro, sapevo che era possibile. Bisogna intanto dire che il brano è prodotto da Wairaki, che è un artista che fondamentalmente stimo perché ha prodotto un sacco di artisti che mi piacciono, soprattutto nel Veneto. Dai, Wairaki. Racco con 10 persone dietro, tu sei tutto quanto impara che ti guardi sempre dietro. Allora, secondo me il flow che hai deciso di mantenere su questo beat, si sposa appieno con i battiti, con i BPM, cioè vanno una favola insieme, è super fluido il testo di sta canzone, scorre una favola. Da mia mamma, tutta questa roba l'ho presa perché ho l'ansia, ma certi pensieri mantengo la distanza. In effetti si vede, caro Tony, che sei un bel navigatore di sostanze stupefacenti, infatti datte una calmata, oh, cerca di arrivare al successo prima di spaccarti la vita, no? Luci blu e non mi fermo. Levo ancora giù e sto fermo, levo ancora giù. Allora, il pezzo mi piace, t'ho detto c'è un flow molto fluido e su sta base si sposava una favola, da paura. Wairaki sempre ben in forma. A te Tony, te prego, vacce un po' più leggero con lo spistaggio, te prego. Less spistament, ok? Please, thank you. Allora, gli artisti che avevamo ascoltato precedentemente si sono uniti, hanno fatto un pezzo unico, che è un singolo di Kid Yugi. Il pezzo si chiama Damn e appunto c'è il feat di Tony Boy e Artify5, prodotta da D.O.D. Vai. Sotto sopra come un demogorgone, con le brosi in un moshpit, gli appestati in un wall of death. Kid Yugi, complimenti per tutte punchline della Madonna. Cazzo, 1 minuto e mezzo, cioè, de pizza in faccia. Bravo. Complimenti, tu sei
Sei il nuovo orgoglio della Puglia, fatto di. Spero che non trovi mio bro che si fa una riga in macchina. Ci ho fatto avere le visioni dopo un montante a. Ok, Tony, pure sta strofa mi è piaciuta. Però, oh, a fratello mio, va in centro estetico, fatte una lampada. Sei bianco come morto, Cristo santo. Dai, North Face, double face, un gilet con il Kevlar. Se mi odi sei un fake, muori come tu. Pure Arti è degno di nota nel ritornello. Con il ferro in faccia, tu papà. Allora, secondo me il pezzo funziona anche grazie, anzi sicuramente grazie al ritornello de Arti, perché fomenta un po' la cosa, perché comunque, regà, voi fate bei wordplay e uno deve mettere tutta l'attenzione a seguire il significato di quello che dite. Quando arriva il momento del ritornello è il momento di ballare o comunque muovere il culo e ci pensa Arti. Secondo me questo è un bel pezzo e funziona. Eppure tutti e tre insieme voi funzionate, quindi che ne so, fate uno più uno, fate, unitevi, fate il crew, anche perché ognuno da una città rappresenta, fate la triade, il triangolo di Bermuda, può funzionare sta cosa, dai. I prossimi emergenti che ci hanno segnalato sono Papa V e Nerissima Serpe. Però per me non so proprio degli sconosciuti, qui sono un po' de parte, io sono fan. Cioè appena sono usciti a me mi hanno fomentato troppo e sono una cifra street, a me mi piacciono un sacco. Mo si sparamo, il pezzo si chiama Apparecchiato e io lo conosco a memoria perché ovviamente mo so, cioè tutte le visual le ho fatte io in pratica. Siamo apparecchiati, ho detto a me short my shit, vieni con me, ho tutto tra le mani. Arrivo, SUV, nero, vetri oscurati, antiproiettile, ci collane e non mi tocca il po'. Allora, bisogna di una cosa, Frittu, cioè tu sei un signor produttore. Allora, tutti i beat che c'hai c'hanno, sono veramente originali e mi fomentano una cifra, fatelo dire. Loro due sul beat spaccano, sono super street, super pesanti e chiaramente a me mi fomentano. Riuscite a muover, a far muover culo anche a un vecchio culo dei 43 anni. Lei dall'est o dall'Italia, mafia slime e mandolino. Allora ragazzi, cioè, il flow ci sta tutto, me fomentate del brutto. Menzione a parte va fatta per sti interlude che avete messo con sta bella pischella. Oh, beati voi che conoscete una bellezza del genere. Comunque ci sta tutta questa caramella. Complimenti, eh. Lo puccio senza cappuccio a livello di figa, siamo apparecchiati. Ho detto a me short my. Allora, raga, il video secondo me pure qua spesi due sordi e avete ottenuto il massimo. In passato ho visto video con una cifra di effetti e filtri che rendevano il video una monnezza. Non è il caso vostro, perché qui i filtri sono stati utilizzati senza dubbio in maniera giusta. La color del video è fatta bene, apposta per l'impressione che deve dare il video. Voi due spaccate sul beat e Frittu è un signor produttore. Secondo me questo è un pezzone e tra l'altro, se devo essere sincero, è a ripetizione da quando è uscito sul mio telefonino, è sempre con me. Bravi! Tutte e due, la cosa che funziona sicuramente tra voi due è il connubio delle voci. L'ascoltatore ogni volta che entrate è obbligato a darvi la sua completa attenzione. Il prossimo emergente che ci stiamo per sparare è il buon Praci, cagliaritano, e fa parte di un collettivo che si chiama Nuova Sardegna. Dai, non vedo l'ora di sentirlo. L'altro giorno chiacchieravo con un caro amico. Stavamo parlando del perché si fanno determinate scelte. Per i soldi comunque li facevamo. Se era per la figa comunque già scopavamo. Raci, sei stata proprio una bella scoperta. Allora, le prime barre di come è iniziata sta canzone sono due bei schiaffoni alla realtà, fighissime. E poi mi è piaciuto pure il discorso con cui ha introdotto il pezzo, molto figo e molto reale, realistico per quanto riguarda quello che pensa un ragazzo al giorno d'oggi. Te devo fare i miei complimenti. Il ritornello è figo e mi fomenta una cifra, è una bomba che siamo still running, ci sta tutto. Felice se fossi nato stupido, grazie pa di non avermi mai pulito il culo. Ok, bel pezzo,
Se è stata una bella scoperta e sto contento, perché è giusto che l'Italia intera metta gli occhi bene a fuoco su Cagliari e in generale la Sardegna. Il prossimo emergente che ci stiamo per ascoltare è Don Pero, che viene da Siracusa, Sicilia. Io sono assai contento che finalmente l'attenzione per quanto riguarda la musica si sposti un po' in altre province della Sicilia, perché per la maggiore noi conosciamo rapper o artisti che vengono da Catania, un po' c'ha il predominio sulla musica Catania, e lui viene da Siracusa, appunto, una nuova scoperta che ci andiamo ad ascoltare. Quadre, mi chiedevo come fosse vederla dall'alto, ero solo uno tra i tanti avventi. Allora, una cosa che posso che si nota immediatamente è che tu sei capace a cantare, forse cioè neanche tutto quell'autotune gli va messo, perché c'è una bella voce e sei capace a cantare. Comunque il pezzo fino a mo risulta una cifra melodico e fluido. Sono diventato uomo senza avere un papà e penso. Comunque il ritornello è assai trasportante, te lo ripeto, tu sei capace a cantare e le parole che hai usato comunque mi hanno trasportato in quello che vuoi esprimere. È dura la vita da figlio unico, e senza padre. Menzione a parte va fatta per il video, che secondo me qualitativamente la fotografia un po' non mi piace, per alcune immagini, soprattutto perché risultano molto scure. Per il resto non tutto il video è dello stesso sentore, scorre bene, però alcune immagini non mi piacciono, la color non è venuta pari per tutto il video.